Bello! Pompa, bro! Pompa! Uff, altre due serie. E poi mi dai! Pacco di gallette e petto di pollo. Bravo, bravo, buona pizza. Ma che pompa, pizza. Pompa! Pizza niente! No pain, no gain. Solo petto di pollo. Bravo, bravo. Vai, bro. Pompa, pompa. Seguiti un altro po' sta dieta. Non vedo una pizza da 7 anni. Bravo, così ti voglio. Tutto merito della non pizza. Sono tutto shreddato. Dieta flessibile versus dieta da bro. Dieta flessibile. Dieta da bro. Andiamo a capire un attimo come funzionano queste due filosofie alimentari, se così le possiamo chiamare, e perché la dieta flessibile vince contro la dieta da bro. Ma soprattutto perché c'è ancora gente che nel 2020 pensa che la dieta da bro è quello che funziona sul serio, ragazzi. Ci serve da spararsi in testa, ma soggetti come quelli che io ho fatto finta di essere sono veramente così. Tu sei. Esistono davvero e sono convinti che si possa avere risultati alla no pain, no gain, solo mangiando petto di pollo, gallette e pochi altri alimenti, che c'è il merluzzo, il nasello, il tonno in scatola, le verdurine, il riso. Ragazzi, non solo non puoi arrivare mai ad avere risultati reali e concreti così, perché sono diete diffuse, inventate, che nascono solo per i bodybuilder doped. Non ci nascondiamo dietro il dito, ok? Cioè, diciamolo che nascono solo con questo obiettivo e per queste persone. E a meno che tu non ti dopi, e a meno che tu non sia una persona che fa uso delle stesse sostanze, eccetera, non otterrai mai risultati. Ma non devi ascoltare me, devi guardare te stesso e vedere che sono anni che fai le stesse cose e che non hai risultati. Ma chi siamo noi per dirti questo? Noi di Dieta Flessibilitaria. Io sono Mario Giglio, dottore nutrizionista e fitness coach da oltre 12 anni. E io sono Valerio Morello, dottore nutrizionista, ricercatore e fitness model da oltre 12 anni. E proprio perché abbiamo sperimentato sulla nostra pelle cosa cavolo sono queste diete da bro, ora ti spiegheremo bene questo termine se ti è nuovo, abbiamo capito il perché nel lungo periodo di tempo tutto questo ti porta al fallimento e ti porta al continuo effetto yo-yo che sperimentano tantissime persone che fanno palestra anche in modo focalizzato, dedicato, perché vogliono magari ottenere realmente un fisico eccellente, ma continuano ad avere l'effetto di mettere un sacco di chili nella fase di massa, perderne un sacco nella fase di definizione e alla fine si ritrovano sempre con lo stesso fisico in spiaggia, magari illudendosi, sì, ma quest'anno dai, un po' sono migliorato. In realtà la solita triste storia, hanno sofferto tutto l'anno per poi essere praticamente uguali in estate quando mettono il costumino, il bikini, se sei donna, lo slip, se sei uomo, fai la passerella sul bagnasciuga, ma la realtà dei fatti è che più o meno è sempre lo stesso risultato. Quindi Valerio, cos'è questa dieta da bro? La dieta da bro è la classica dieta che senti in palestra, no? Quando vedi quello grosso che si allena in palestra, che magari è solo grosso e non è per niente definito e scolpito, è solo un ciccio bodybuilder, chiamiamolo, ok? È quello che ti dice sempre mangia solo gallette, mangia solo il pollo, devi mangiare un sacco di basmati, no, la pasta non va bene, il basmati sì, che sono sempre carboidrati, sono gli stessi, quasi gli stessi identici valori se li confronti. Oppure non devi mangiare la pizza, non devi mangiare il gelato, però poi magari fa lo sgarro da 8000 calorie e infatti è sempre appannato, pieno d'acqua, è gonfio, è mai definito. Oppure la vedi fare al contrario a quello bello palestrato, tutto scolpito, cesellato, è enorme, per niente naturale, che vorrei vedere grazie al che sei shreddato, grosso e pompato, se ti bombi come un pazzo. E per te, povero comune mortale come me e come Mario, queste diete non funzioneranno mai, anzi hanno degli effetti collaterali disastrosi. Ma le abbiamo provate a lungo, non è qualcosa di dire vabbè, Mario e Valerio si stanno inventando che non funziona. Io ho vissuto per anni i miei percorsi del fitness perché volevo diventare un bodybuilder.
La mia passione per il fitness è nata circa a 18 anni, cambiando la mia vita, il mio atteggiamento mentale. Mi sono dedicato alla palestra al 100%. Ho cominciato a mangiare togliendo tutto. Ho smesso qualsiasi cosa che facesse male. Ho detto: devo fare palestra, devo essere grosso, forte, definito. E all'inizio queste cose funzionavano, perché comunque parti dal nulla. È normale che mangiare solo quelle cose ti fa comunque avere un risultato allenandoti duramente. Ma io provavo frustrazione perché volevo diventare come i grandi atleti, ma non capivo perché tutto questo non funzionasse. Rinunciavo agli aperitivi, rinunciavo alle cene fuori, rinunciavo ad uscire con gli amici a cena perché dovevo seguire la mia dieta da palestrato, e li raggiungevo magari dopo cena, dove ovviamente non toccavo un filo d'alcol e non toccavo nulla, perché sennò con la Coca Zero al bar, al pub, solamente quella il sabato sera, mai un filo di birra, nonostante la massi, perché sennò avrei distrutto il mio fisico. Non ci voglio nemmeno pensare. Ebbene sì, ed è successo tutto questo per anni, fino a quando non avevo 24-25 anni. I miei primi 6-7 anni da palestra sono stati un'ossessione in questo modo, eppure i risultati non erano mai quelli che speravo. Poi cos'è successo? Ho capito che in realtà, grazie agli studi di nutrizione, alla scienza della nutrizione umana e a studiare la biochimica di come funziona il nostro organismo, in realtà ciò che mangi è scomponibile in carboidrati, grassi, proteine e ovviamente l'alcol, nel caso siano gli alcolici, ma non lo considereremo per lo scopo di questo video, ed è scomponibile quindi in macronutrienti. E alla fine, come insegna la dieta flessibile, non conta da dove assumi i tuoi nutrienti, purché ovviamente raggiungi il giusto apporto di macronutrienti durante la tua giornata. Infatti noi non facciamo altro che consumare dell'energia grazie alla nostra attività, l'attività da palestra, l'attività normale, quando insomma vai al lavoro, vai in ufficio, fai quello che devi fare in movimento normale, consumi dell'energia e ne introduci dell'altra grazie agli alimenti. Questa energia non conta per il nostro organismo se la prendiamo dal petto di pollo, dai broccoli, dal pane, dalla pasta, dal riso basmati, dalla pizza, dal cheeseburger, dalla Nutella e così via. L'importante è che questa energia si scompone in carboidrati, grassi e proteine. Ovviamente ogni alimento ne ha una quantità diversa. Quindi perché mangiare petto di pollo e verdure è più dietetico che mangiare il pane e Nutella? Perché pane e Nutella hanno molte più calorie, quindi carboidrati, grassi e proteine. Ma se tu nella tua dieta giornaliera, calcolando i tuoi macronutrienti e tracciandoli su una semplice app, come quella che trovi per esempio in descrizione di Dieta Flessibile Italia, sai esattamente quante devi assumere di carboidrati, grassi e proteine, grazie ai calcoli che noi insegniamo a fare o che facciamo per le persone che seguiamo, tu puoi spendere questo tuo budget dove vuoi. Quindi nel momento in cui tu lo spendi sul petto di pollo, sui broccoli e sul riso, potrai magari mangiarne molti di più rispetto a me che lo spendo sulla Nutella e sulla crepe proteica. Però senza offesa per nessuno, preferisco mangiarmi una crepe con la Nutella piuttosto che 10 kg di petto di pollo e di riso basmati, se proprio devo essere sincero. Quindi il discorso qual è? Che ovviamente non è possibile mangiare tutto quello che vuoi, nelle quantità che vuoi e la tipologia di cibo che vuoi, perché quella è la strada ovviamente per ingrassare e non avere il fisico ideale. Per cui ovviamente la dieta flessibile si basa sul compromesso che tu puoi mangiare quello che vuoi, stando però attento alle quantità. E le quantità le scopri grazie al tracciamento dei macronutrienti, quindi registri nella tua app quello che stai mangiando, inserirai per esempio 100 grammi di albumi, 50 grammi di farina, 30 grammi di Nutella. Grazie al registrare i cibi che mangi, ti verrà fuori una quantità di carboidrati, grassi e proteine. Immagina di prelevare dal tuo conto ogni singolo giorno e tu devi arrivare a quel massimo lì, se no puoi avere il rosso ed è un problema. Ma fin quando spendi la cifra che ogni giorno ti è concessa, tu sei a posto. Ovviamente dando per scontato che i calcoli siano giusti, quindi bisogna fare una valutazione professionale, un calcolo corretto dei tuoi macronutrienti. Quindi una volta che spendi il tuo budget sui cibi che vuoi, sei libero di mangiare fondamentalmente le cose che più ti piacciono. Però bisogna seguire anche una regola importante per star bene in salute, che è fondamentalmente la regola dell'80-20, come ci piace chiamarla. Vuol dire che essenzialmente tu devi consumare l'80% dei tuoi alimenti da fonti che abbiano anche un buon apporto di micronutrienti, perché
senza ingannarci, se tu mangi la pizza piuttosto che il riso o la pasta con delle verdure, per esempio, è normale che la pizza avrà magari meno minerali, meno vitamine, meno fibre rispetto a quell'altro alimento. Nel grande schema sono entrambe fonti di carboidrati, di grassi e magari di proteine a seconda di quello che ci metti dentro. Ma la pizza magari avrà meno micronutrienti, la pasta e il riso con quello che vuoi avrà più micronutrienti. A livello calorico, a livello di macros, questo non cambierà. Quindi entrambe ti daranno il risultato estetico, fisico, di perdita peso, di pompaggio dei muscoli, di quello che vuoi, che tu desideri. Ma a livello di come funzioneranno le tue cellule, il tuo metabolismo, è importante che tu ti concentri anche sul fornire i giusti micronutrienti. Quindi sì, mangiare pizza, gelati, cibo spazzatura, junk, ma è bene anche che tu presti attenzione al carico di vitamine e minerali della tua dieta. Infatti l'estremizzazione della dieta flessibile che nasce in America è quella: se rientra nei miei macro va bene, che portata all'estremo, cioè io mangio qualsiasi schifezza mi capiti sotto mano, tanto posso spendere quella cifra, se mi tengo sotto va bene, è un problema, perché ricordiamoci sempre che noi abbiamo due obiettivi: quello di essere un figo palestrato, ma anche quello di star bene in salute, di essere una donna che ovviamente non ha problemi di cellulite, problemi di tensione idrica, problemi cardiovascolari e così via, di essere un uomo che arriva agli 80-90 anni in salute e non con tutti gli acciacchi. E per fare questo devi comunque fornire una buona base di fibre, micronutrienti, della roba che non rientriamo nei nostri macronutrienti, quindi in quelli che forniscono energia e che cambiano l'aspetto fisico estetico, ok? Quindi per garantirti la salute, come ha detto Valerio, 80% cibo sano, 20% quello che vuoi. Quindi la dieta, diciamo, modello americano di If It Fits Your Macros, fatta in maniera tipo vabbè, mangio qualsiasi cheeseburger, qualsiasi schifezza e poi prendo due shake di proteine e arrivo ai miei macro, non va bene e non è la filosofia che noi portiamo avanti in dieta flessibilitaria. Quindi, se tu vuoi raggiungere realmente i tuoi obiettivi fisici, estetici, costruire massa muscolare, bruciare grasso, definirti, la cosa importante è capire quali carboidrati, grassi e proteine, la quantità di carboidrati, grassi e proteine che devi consumare, non quali cibi devi consumare, perché non ha senso. E soprattutto magari abbinare un corretto piano di allenamento al tuo sviluppo di massa muscolare. Abbinando questi elementi sarai sulla strada per realizzare il tuo sogno di avere un fisico realmente definito e muscoloso. Ma in descrizione trovi proprio tutto quello che ti serve per iniziare un percorso del genere in modo efficace, sicuro e testato, con dei professionisti seri che ti guidino e che siano alle spalle di una costruzione del genere. Quindi, per sintetizzare, Mario, diamo due punti chiave da portarsi a casa. Il primo, non estremizzare la scelta dei cibi. Tu in realtà, se capisci quanto devi mangiare, carboidrati, grassi e proteine, puoi mangiare veramente quello che normalmente nelle diete da bro è definito lo sgarro, anche ogni singolo giorno, affinché tu sia libero mentalmente dall'avere lo stress del non poter andare con gli amici, del rifiutare ogni singolo invito a cena, a pranzo e vivere una vita triste e miserabile. Quindi comincia a tenere traccia dei tuoi macronutrienti, scegli ogni singolo giorno il tuo piano alimentare in modo flessibile e facci sapere nei commenti qui sotto se questo video ti è stato utile, condividilo con i tuoi amici, metti il pollicione su, metti il tasto mi piace, in modo da liberare anche un altro po' di bro che ci sono nelle palestre italiane da questo stress delle diete restrittive. Ci vediamo al prossimo video, approfondisci con le risorse che trovi in descrizione. Un saluto da Mario e da Valerio di Dieta Flessibile Italia.